rivisti e ben riviste, donna moderna di più TV. Con questo cappellino potresti sembrare una signora in vacanza. Vero? Me lo sono messo perché faccio pandan. Ah, ho capito. Ottava puntata! Ottima puntata! Ottima perché mentre nella precedente abbiamo versato un mare di lacrime, oggi si ride! Perché, come promesso, oggi abbiamo una novella simile a quella di Tancredi e Gismonda, ma con un lieto fine. E la novella parla di Messer Lizio da Valbona, un cavaliere che abitava in Romagna e che aveva una figlia unica bellissima dal nome Caterina. Messer Lizio e la moglie Giacomina amano molto la figlia e se la tengono accanto nell'attesa di poterla dare in sposa a un nobile, Un gran signore! ricchissimo, con lo Bellissimo! yacht in Sardegna. Insomma, traccheggiano. Ma come precedentemente era successo a Gismonda, nella novella che abbiamo raccontato la scorsa puntata, anche dentro Caterina si risveglia un desiderio. E proprio come era successo a Gismonda, anche Caterina si innamora di un giovane che frequenta la sua casa e che merita assolutamente le sue attenzioni. Si tratta di Ricciardo De Manardi, un giovane appunto amico di famiglia che frequentava sempre la sua casa, che non solo è bello, ma è anche gentile, pieno di doti. Così pieno di doti che Messer Lizio e sua moglie Giacomina lo tengono quasi come un figliolo. È lui in realtà a innamorarsi per primo di Caterina. Non rivela subito il suo amore, ma la giovane, che è anche Guitta, se ne accorge e si innamora a sua volta. Segarbeno, segarbeno. Insomma, la situazione iniziale ricorda veramente tanto quella di Gismonda, che si stia preparando il terreno di una nuova tragedia. Detto che finisce bene questa. La suspense. Ricciardo e Caterina si incontrano e alla prima occasione si scambiano due paroline dolci e cercano il modo Tromba. per dare sfogo ai loro sentimenti. Siccome i genitori di Caterina sono molto protettivi, è necessario trovare un modo per eludere la loro sorveglianza. Ed è proprio a Ricciardo che viene una buonissima idea. Dice alla sua amata: fai in modo di trovarti sul balcone che si affaccia sul giardino di notte e io m'arrampico e te ne do sé e ti dimostrerò quanto ti amo. Inizia così il gran teatro di Caterina, che deve trovare il modo per avere il permesso di dormire sul balcone. Quindi la mattina dopo si lamenta con la madre del gran caldo che ha sofferto quella notte. Antonio, fa caldo. Tenete presente che nel Medioevo di solito le figlie fino a una certa età condividevano il letto con la madre, mentre il padre dorme in un'altra stanza. Così facevano anche Caterina e Giacomina, dormivano insieme. Oi, oi, mamma, stanotte un caldo patito che non ho chiuso occhio! E la mamma: ma cosa dice Caterina? Un nero caldo per nulla! Forse a te non ha fatto caldo, ma lo sai che noi giovani e siamo pieni di bollori! E io cosa ci devo fare? Un anno mica ho inventato il pinguino De Longhi! Forse stanotte sarà più fresco! E diamine, mammina, ora che si va verso l'estate e farà più fresco di sicuro. Oh, cosa devo fare allora, rompicoglioni? Vedete, madre, se voi mi poteste dare il permesso per questa notte di quelle successive di dormire sul balcone che dà sul giardino, io troverei frescura e mi addormenterei placidamente al canto dell'usignolo. Ma senti che cazzata! Va bene, cara, sentiamo tuo padre se prepara un letticello sul balcone per te. Insomma, la madre si lascia convincere in qualche modo e sente subito suo marito Lizio se Caterina le notti successive potrebbe dormire sul balcone. Messer Lizio all'inizio non è tanto per la quale e nega il suo consenso, ma poi il teatro di Caterina,
continua, la ragazza non fa dormire la madre neanche la notte successiva e alla fine Messer Lizio, per far sì che non gli burbichino i coglioni, per accontentare le sue donne, acconsente e fa preparare il letticello. Caterina ottiene il letticello e di nascosto avvisa il suo Ricciardo che la notte seguente s'arrampica. E gliene dà quante ce n'ha e l'ha caprè e glielo butta. Giace con lei più volte e trovano sommo piacere. Alla fine i due, stremati dall'amplesso, si addormentano tutti nudi. E siccome il destino è beffardo, vuole che nell'addormentarsi Caterina posi proprio la sua mano, insomma, afferri il proprio. Malloppetto ciccioso e pendulo. Il mattino dopo Messer Lizio si alza di buon'ora e pensa di andare subito a controllare se sua figlia Caterina ha dormito bene ed è stata rinfrancata dal canto degli usignoli. Il padre così si affaccia, guarda sul balcone e vede i due giovani amanti nudi nell'atteggiamento che si diceva prima. Sembra proprio che siamo in procinto di assistere a una scena simile a quella avvenuta tra Tancredi e Gismonda. Che stia per scatenarsi l'inferno! Al mio segnale, scatenate l'inferno. Ma Messer Lizio non è Tancredi! E invece di adirarsi va subito a chiamare sua moglie e le dice: Vieni, vieni, vieni a vedere la tua figliola! Come ha dormito stanotte? L'usignolo le è piaciuto talmente tanto che lo ha preso al volo e lo tiene in mano. E con questa battuta capiamo subito che la tragedia è scongiurata. Messer Lizio sveglia i giovani, ma invece di adirarsi e di trattarli male, fa prigione a lui, ammazzarlo, mettere il cuore in una coppa. Semplicemente, dopo aver constatato che i due si amano, chiede loro di legittimare il proprio amore attraverso il matrimonio. Ed è proprio lui, il padre, che prende un anello della moglie e celebra lì sul balcone le nozze. Dopodiché i due novelli sposi sono lasciati liberi di consumare il E se la matrimonio. notte, come dice il Boccaccio, avevano già camminato 6 miglia, gli piglia bene la mattina. Ne fanno altre due. E patapim e patapam e patapim e patapam. Insomma, per evitare la tragedia, basta comprendere l'amore e accettare la legittimità del desiderio. In questa novella Caterina ne è consapevole, Ricciardo ne è consapevole e anche il padre è consapevole del desiderio dei due giovani. Ecco perché finalmente le cose vanno bene per il verso giusto. Ed era l'ottava puntata del Decameron, più Più o o meno, meno. finalmente un finale in gloria. Siamo riusciti a seguire il percorso della donna fino a questo punto, anche se siamo solo alla quinta giornata, finalmente la sessualità femminile viene pienamente accettata. Noi vi consigliamo di fare altrettanto Ma state attenti quando andate sul balcone. perché ci vuole un attimo a pigliarla ancora.